la Puna Virus, che sembrano api di quelle buone, quelle del miele. Cioè, non dovrebbero essere candubili. E lì c'è un buco, non da rinda sapendo chi c'è. Può darsi che sia un bello... cioè, un mele si può fare, va? La Puna Virus, siamo... allora, lì ci sono i lapuni. Lì. Eccoli, li vedete? Ronzolare. Li sentite ronzolare? Qui ci sono i lapuni. E qua c'è la scuola, che è chiusa, fortunatamente. Va bene, ragazzi, no, perché mi stavano sartando a mievere. Sono l'ape, se uno non ci fa niente, loro non fanno niente, perché si prendono, si sucano il coso, vai, come si dice, il nettare, e solo se ti avvicini, infatti a mia già prima ha parlato, ma senti qua, non lo vai. Spero che non vengano bruciati, perché di solito poi se ne vanno al muro corto, quando invece le lape non fanno niente, se tu non ci vai da vicino, io ad esempio mi sono avvicinato troppo per fare il servizio, cioè, ma qui non ha senso avvicinarsi perché è un terreno ingolto. Se tu stai al di fuori del terreno ingolto, diciamo, non succede niente. I lape magari se ti trasa a casa chi da fa un giro e poi ne esce, non è che magari si può pigliare un buzzù di mangiare, ma cos'è un buzzù, cioè non è che e da poi se ne va, perché se non trova dove sucare un mele, come si dice, un ettare, non se ne va. Chi da Venatalia alla volte c'ha i piante di fiori. Comunque te le imbolle, no? Perché le lape, se muoiono le lape di tutto il mondo, poi dopo 4 anni muriamo noi. Ma sapevo questa cosa, no? Significa che se muoiono i lape, dopo 4 anni incominceremo a morire tutta la vita, perché alla base c'è l'agricoltura, no? C'è il fiore, la lapa che come si dice, che feconda il fiore, che fa il frutto poi se lo mangia il cinghiale, se lo mangia la pecora, e quindi se non feconda il frutto poi fa il seme e fa un'altra pianta, invece se poi un Gesù lap che feconda il fiore, che fa il frutto, la pianta poi muore e manca un'altra pianta, poi dice cresce perché non c'è il seme. Comunque ragazzi, le lape se qua le bruciano, la colpa è dello Stato, esatto, perché nessuno gli viene a dire non vanno niente, non vi preoccupate, lasciatele lì, che vedrete che poi col tempo loro capiranno, minchia qua troppe persone ci sono, amani i campagna, e se ne vanno per id campagna dove dovremmo andare pure noi. Ecco, finiamola con questi condomini dove ci tengono attaccati il cordone umbilicale della luce, del gas, del telefono, dell'acqua che non c'è. Cioè, serve a questo la città, le hanno inventati i condomini, grattacieli, le hanno inventate per sucare vabbiatu mele. Noi la Puna Virus. Viva le api, ragazzi, viva le api, perché da rinda c'è umele, sicuro. E li sento ronzolare intorno. Favo si vede, non è il maschio delle fave. Ora io faccio un appello a qualche apicoltore che non lo sanno. Se c'è qualche apicoltore in zona qui che si vuole venire a prendere questo alveare, che ci sono pure i fuchi là dentro ci sono i fuchi. Sapete cosa sono i fuchi, vero? I fuchi sono praticamente le lape che non vanno un cazzo, si mangiano il miele delle altre lapi lavoratrici e servono solo a fecondare la regina, non vanno un cazzo, cioè proprio mangiano e futtono, no? Ed è un po' come il sistema, i 5 stelle, così è formato i 5 stelle, cioè sono tutti gli eletti, non è come eccetto la qualunque, loro devono solo mettere sì o no a seconda della per regina cosa gli dice. Sono fuchi, i fuchi come le api. Ci sono le api, quelle che lavorano, quelle che difendono l'alveare che amavano sartato, e poi ci sono i fuchi che rimangono lì dentro e si fottono il miele delle api per fecondare la regina, per essere in forma e fare nuove api lavoratrici schiave, che saremo noi, diciamo. Gli elettori sono le api lavoratrici, i fuchi sono gli eletti. Vi è chiaro il concetto, vero? Quindi un appello a qualche apicoltore,
venitevi a prendere questo alveare, che sapete voi come, così almeno li fate fruttare da voi, stanno bene in campagna. Qua c'è l'inquinamento, rischiano che i prussuni bruciano perché pensano che i lapi fanno male. Comunque, e portatevi soprattutto i fuchi, eh? Non lasciate manco un fuco, per cortesia, non lasciate nemmeno un fuco. Ciao, ciao.